Un'altra settimana vibrante, ricca di colpi di scena per la Lucchese. Ogni riferimento alle tre giornate di squalifiche inflitte a Guido Pagliuca non è puramente casuale. Tre, che più una, ancora da scontare, fanno quattro. La società non parla per ora, il tecnico cerca di andare avanti, così come la squadra, sapendo che tutto ciò sarebbe stato meglio evitarlo e che rischia di complicare la volata verso la promozione. Vero che anche dalle parti di Correggio pare si siano leggermente innervositi. Due giornate al tranquillo tecnico Bagatti la dicono lunga, ma è proprio per questo che quanto suddetto andava evitato. Intanto la truppa rossonera prepara la delicata trasferta di Palazzolo sull'Oglio contro quella formazione bresciana che poi tanto scarsa non deve essere se domenica è uscita indenne dalla tana della capolista. È vero, il Palazzolo è una delle squadre che ha pareggiato di più, se non mi sbaglio, del campionato. Ha una difesa che ultimamente sia con Fortis che con Correggese, che sono due squadre da un attacco molto prolifico, è riuscita a rimanere imbattuta, e quindi questo ci deve fare stare molto attenti, però è anche vero che noi dobbiamo veramente capire che domenica è una partita per noi importantissima. Capitolo formazione che ruota attorno ad un dubbio in attacco, out Caboni per squalifica, chi prenderà il suo posto? Filip Rajcevic e Fabio De Luca si candidano per far compagnia all'inamovibile Nazareno Tarantino, che toccata quota 13 vorrebbe andare oltre. L'utilizzo di Rajcevic comporterebbe la possibilità di schierare un centrocampo over, oppure inserire Ghelardoni in mediana e liberare un posto per Angeli a sinistra. L'impiego di De Luca in attacco obbligherebbe di fatto Pagliuca ad inserire un under in mediana, mentre due esterni bassi, anche oggi Zinetti ha lavorato a parte per un'infiammazione ad una coscia, saranno quasi certamente Petrini e Azzolini.